guai per l'ex calciatore dell'Inter. La colpa è davvero assurda, un fumogeno acceso allo stadio rischia di essere un bel problema. Dura lex sed lex, dicevano i romani. Anche se certe volte le leggi sembrano assurde o troppo severe, è meglio rispettarla. Anche nel mondo del calcio dove, pure se sei un giocatore ricco e famoso, commettere una leggerezza può costarti caro e portarti ad avere problemi con la legge. Lo sa bene l'ex calciatore dell'Inter Lukas Podolski. Per lui una fugace apparizione con la maglia nerazzurra nell'ormai lontano 2015, 18 presenze e 8 reti. Prima e dopo una carriera invece a suon di gol. Colonia, Bayern Monaco, di nuovo Colonia prima dell'avventura italiana. Giappone, Turchia e Polonia dopo la non felice apparizione all'Inter. Dal 2003 a praticamente pochi giorni fa, 688 presenze e 228 reti. Come detto, Podolski ha appeso gli scarpini al chiodo, con un addio al calcio che ha voluto festeggiare nella sua Colonia. Lì dove tutto era iniziato e dove tutto sarebbe dovuto finire, nella più classica delle romantiche chiusure. Addio al calcio nella sua città, nel suo stadio, sotto la sua curva e con i suoi tifosi. Ma proprio questa voglia di festeggiare con la parte più calda del tifo del Colonia rischia di mettere nei guai l'ormai ex attaccante tedesco. Podolski ha dato il cattivo esempio, la polizia tedesca apre un'inchiesta sull'ex attaccante. Quella che doveva essere una serata di festa si era ben presto trasformata in una serata di scontri. Mentre l'ignaro Podolski giocava la sua partita di addio davanti a 50.000 spettatori, all'esterno dello stadio si consumava una guerriglia urbana tra tifosi polacchi e tifosi tedeschi infiltrati. Stando alle ricostruzioni della polizia, infatti, i tifosi del Gornica, dove ha militato Lukas Podolski, e quelli del GKS Katowice, con diversi infiltrati tedeschi, avrebbero dato vita a due momenti di scontri. Cosa c'entra Podolski? Il suo agitare un fumogeno in curva avrebbe dato il cattivo esempio. Essendo vietato in Germania usare tale materiale negli stadi, Podolski avrebbe commesso un'infrazione. Secondo la Bild, infatti, nelle indagini globali della polizia tedesca sarebbe finito anche questo episodio. Al momento Podolski rischia una multa o comunque una convocazione da parte della polizia tedesca, in quanto il suo nome ormai è finito nel dossier di quella sera. Dalla Germania fanno comunque sapere che le indagini sono ancora in corso e che maggiore chiarezza verrà fatta nelle prossime settimane.